Il dottor Charlie Van. Grieco ha detto a Fiorentina non ha mai tirato in porta. La Roma ha fatto il primo gol su autogol e il secondo un contropiede all'ottantesimo. Vi faccio vedere le statistiche. Contro una squadra in 10. Quattro tiri a tre in porta. Quattro tiri a tre. Prego, prego Camelio. Anzi no, scusami, era Katia. Vai Katia. Katia poi Camelio. Vai Katia. No, stavo dicendo giallo. Che secondo me il secondo giallo, come il primo, ci stava tutto perché era per imprudenza, mentre per intervento pericoloso, potenzialmente pericoloso, il primo, secondo me sarebbe... Potenzialmente pericoloso. Il primo gli tira la maglia, che c'è di potenzialmente pericoloso? È un intervento potenzialmente pericoloso e ti dico anche che secondo me è molto più onesto dire che Dodò è stato molto ingenuo. Anche questo è vero, anche questo è vero, perché secondo me io posso seguire Savelli che il secondo non era tanto cioè secondo me il secondo puoi anche non darlo, Il secondo però, non lo puoi dare, però era in ripartenza, ragazzi. No, puoi no, Savelli, puoi anche, cioè secondo me su 10 arbitri 5 sì lo danno, 3 o 4 non danno. E questo il è l'altro problema, e questo è l'altro problema. Che se sei arbitrato da uno ti dà il rosso, se sei arbitrato da un altro no, e questo non è pensabile in un campionato che deve essere equilibrato, non è pensabile. Poi ho sentito che il primo era potenzialmente pericoloso, gli ha tirato la maglia. Che c'è di pericoloso se tira la maglia? È giallo. Può strozzarlo, può strozzarlo. Esatto, lo può soffocare. È giallo. No, vabbè. E basta, perché c'è la regola della maglia. Ma non è pericoloso, come non è pericoloso il secondo, ragazzi. Savelli, su questo possiamo, dottor Savelli, possiamo essere d'accordo sul fatto che chiaramente un campionato dove gli arbitri intervengono e hanno un metro di giudizio fanno differente, schifo, fanno schifo. Dai, per favore, ovviamente può cambiare le sorti di un campionato, però questa è una lamentela che andrebbe portata, diciamo, nel corso del tempo. È una cosa che dura che esiste da sempre. Ma infatti io con Enrico siamo tirati non alla lamentela, è una constatazione. Ci sono arbitri che non fischiano in questo momento perché gli hanno detto di arbitrare all'inglese, neanche se qualcuno tira un cazzotto dritto per dritto, e ci sono arbitri che fischiano anche se hanno i capelli spettinati. Questo faceva parte di questa squadra, ma non va bene, perché il secondo giallo non lo dai su un anticipo, lo dai se quello va a cercare la gamba, e io sto zitto. E ora vi pongo un'ultima cosa. Comunque ci poteva stare anche un rigore a fine primo tempo per la Roma che non è stato, diciamo, menzionato. Qual è il rigore per la Roma a fine primo tempo? Questo non lo ricordo neanche io, Ivan, sinceramente. Si era calmato, se avete. Ma cosa dite? Ma qual è il rigore per la Roma? Ma qual ecco, è? Ivan. Ma provatevi ogni tanto a pensarvi dall'altra parte, provate a pensare se lo fanno a voi, cosa direste? Non stareste così pacati come sto cercando di rimanere io senza grandi risultati. Era un fallo di mano, dottor Savelli. Ma quale fallo di mano? Ma quale fallo di mano? Ma quale fallo di mano? Grazie per l'alert, grazie ragazzi. Nemmeno il commentatore che parlava con l'accento romanesco ha provato a dire che era fallo. Ma come il commentatore parlava con l'accento romanesco? Il commentatore tecnico aveva l'accento romanesco, sbagliato tre congiuntivi. Io non so. No, come no? L'ha sbagliato. Chi era, ragazzi? Tiribocchi. È romano, Tiribocchi. Voglio sentire Harry, per favore, che è entrato da 10 minuti e ancora non ha parlato. Sì, infatti, mi pare un po' l'attacco troppo di Savelli. Hai ragione. Entra alla finettina, il giorno dopo vale 40 milioni. Ma siete seri? Cioè, Marotta si fa scappare. Non so. Ma quando la Roma scende così, con questa cattiveria, non c'è trippa forte. Io sono impazziti oggi in chat con gli alert. Prego Harry. Quanto costano sti alert? 5 euro, 5 euro, Manfred. Va bene, va finché lo accetto, siamo contenti. Prego Camelio, Harry. Prego Camelio. Bah. Allora, e come al solito poi qui siamo schiavi del risultato, perché sull'1-0 mi sono arrivati dei messaggi perché ho sentito fischiare per la prima volta, finalmente, che a Roma ripassava sempre la palla indietro. Non è che prima nella nostra chat faceva lo spiritoso Augusto, perché poi sono sempre schiavi del risultato. La Roma vince, ci sta, la Fiorentina era in 10,
su Andrea. No, Camelli, tu ti è andato allo psicologo. No, non sto scherzando, non sto, ma te voglio, te lo dico perché te voglio bene. Ti fa vedere da qualcuno bravo. Come? Perché qui c'è stata la Formula 1. Er Milan, entri e parli di Mourinho. No, devo rispondere, Andrea. No, non devi rispondere, ti andare a far vedere. Mi dispiace, Harry. Io mi distanzo, prego. Finisca pure. Senti, se mettono questo, io do 6 euro, non lo mettete. Ci possono compensare. Ma sai, guarda, mettiamolo a 7 euro. No, a 7 euro. Poi guarda, dico la cosa più brutta: a fine partita, Mourinho è andato qui a Dazzona, ha sputtanato tutti i giochi della Roma. Non si può giocare a 3, non c'hanno i piedi, manca la qualità. Tutte ste cazzate qui. Poi, Andrea, scusami, caro Manfredi, mi metti. Cosa dicevano i bookmakers a fine agosto? Hai risposto male ad Augusto. Hai risposto male a Pancia. Hai risposto male a Paffredi. Agame, ma chi cazzo te credi di essere? Fammi capire. È far bravo. Mi dispiace, Henry. Bob, scusami, Eric. Intanto qui devi trovare la mia risposta, perché sennò passo da coglione e non ci sto. Assolutamente, quindi sì, assolutamente okay. Sì. No, fatemi finire. Quindi Barzagli a Mourinho gli fa una domanda proprio light. Ma perché non... dietro non sei più veloce, Black, ma abbiamo preparati per lui, non si può giocare così. Veramente sono proprio una vergogna, cioè gli ex calciatori Barzagli, nome e cognome, perché c'ha paura che muovi divoro. No, io non c'ho paura di divoro nessuno, se parla non devi divorare nessuno, se vogliamo parlare, se no io esco e fate come sì, ma Andrei, non è che ogni cosa puoi dire esco. Vabbè, oggi la puntata è un revival delle vecchie. Andrea, lo sai che la Roma, tu pensi, dici la Roma è la Roma è settima. No, vabbè, io così, ma non lo dico giusto perché poi non stiamo mai con i piedi per terra. Scusami, Camelio, ho trovato. Vabbè, vuol attenzione, dire, Enrico, scusami. Leggere un po', Andrea, guarda un po' che ho trovato. Calma che parliamo tutti. A fine Ivan, calcio mercato. Allora, a fine calcio mercato, queste sono le quote della Roma, data quarta. Leggi pure il Napoli. Harry, però leggiamole bene. Data quarta, sopra il Napoli e l'Atalanta, la Lazio e la Fiorentina, è un po' distante però da Inter, Juve e Milan, perché comunque da 3 a 10 ne passa. Però è data quarta. Questo a Bet & Win, vediamo Snai, sempre quarta. Tutte quarte. Però non comunque è che paneggiamo con la Roma di quarta, quindi non con un gran distacco tra le prime tre. Okay. È vero che il Napoli era dato ancora più sotto, quindi, ancora più distaccato. E quindi però Henry, so sì, ma Manfred, tu, però so. Le bet non hanno, cioè comunque le prediction dei bookmakers non hanno valore oggettivo, sono delle prediction. Ma scusate, ma che vuol dire non ci si può basare? Esatto. No, fammi spiegare perché no. Che palle, oh. Lo so, Harry. Facciamo entrare un attimo, dobbiamo far entrare una persona. Tra l'altro, vi chiedo gentilmente, chat, lo diciamo, sappiamo che si è infortunato un giocatore oggi. Quindi per favore evitate di spammare l'alert. Perché immagino comunque possa risentirsene. Stava esprimendo qualcosa sul discorso di Camelli. Prego, Ivan. Sì, no, io volevo dire una cosa. Camelli ha detto che la Roma è settima. Sì, siamo settimi, ma insomma, se volete mostrare la classifica, anche molto vicini al quarto. Ecco, appunto, siamo a 4 punti. Come ho detto, scusami, però non possiamo, però. Scusa, ti interrompo, Ivan. Ho detto è settima. Non è carino, chat. Non è carino. No, io dico soltanto che questo è un branco di coglioni che gode sull'infortunio. Scusami, faccia Ivan, parlare un Ivan. Un coglione che gode sull'infortunio. Faccia parlare Ivan. Prego, Ivan. Dicevo le oggettive difficoltà. Nonostante la Roma non giochi un bel calcio, comunque sia, è a 4 punti dal secondo posto. È ampiamente in corsa per l'obiettivo annunciato ad inizio stagione dalla società, che è il quarto posto, non la vittoria dello scudetto. Quindi sei d'accordo con me di dire il quarto? Poi, se qualche tifoso della Roma si aspettava la vittoria dello scudetto, mi dispiace. No, però sei d'accordo con me che la Roma deve arrivare quarta? Camelio diceva che era l'obiettivo della Roma è quello. Dammi, non hai attaccato il microfono, come al solito. Che schifo. Sì, no, Ivan, ti posso dire la mia? Guarda, poi sul discorso delle quote, ragazzi, scusatemi, ma le quote lasciano il tempo che trovano. Il calcio mercato, i soldi spesi sul calcio mercato. Anche un motivo.
prego, il Katia. Mercato, no, due, secondo me c'è ma meglio è sì, sì. Per quanto riguarda il Napoli che veniva dato dopo, insomma, vittorioso dopo la Roma, se ricorderemo tutti che quest'estate, dopo aver perso i prezzi più pregiati inizialmente sul mercato, sembrava piuttosto immobile, solamente negli ultimi giorni ha inalienato una serie di colpi interessanti, ma sembravano futuribili più che risorse vere e proprie. Cioè, basta pensare a Barascheria, a Kim, poi comunque Simeone, Raspadori, che sono arrivati negli ultimi giorni. Inizialmente anzi c'era tanta preoccupazione per il Napoli, che sembrava non avesse che non fosse riuscita a dare una squadra completa a Spalletti. Quindi secondo me le quote erano questo così. E anche perché Katia, tanti giocatori non si conoscevano oggettivamente. Kvarakin. Prova a trovare. Comunque. Scouting. Certo. Ci sono delle. Prova a trovare sia il post di Bruno Fernandes che le parole di Mourinho. Ci sono le parole di Mourinho. Yes. Devo salutare Savelli che deve iniziare la sua. Mourinho molto. Grazie mille. Buona serata Savelli. Grazie mille per essere prima passato. Grazie mille. Ciao. Esce un fiorentino, ne entra un altro. Complimenti per la vittoria. Ah no, ho vinto io. No, beh, altra battutona. È veramente simpatico lei, si vede che fa politica. Arrivederci. No! Questo era frontale, Ivan, professionista del mondo del calcio. No, vabbè, allora Ivan è abituato a molto, molto peggio, eh. Ivan Savelli non è mai ma io ho avuto a che fare con Renzi, Conte e Calenda, non mi posso spaventare. Vabbè, è uno scontro carino. Passeri, voglio dire, spaventa passeri, ma porti rispetto. Rispetto per Savelli. Vabbè, ma mica era uno scontro, dai, uno scontro giusto. Qui parte la denuncia, prego, Enerix. Sì, sto cercando un attimo il post della Gazzetta. Okay, okay, vabbè, ma questo è veramente un cretino. Allora, Enerix, lei mi dice: me lo può mandare su WhatsApp quel post di merda? Sei imbarazzante. Ma, fuori, subito, risolviamo il problema. Allora, Ivan, no, io mi ricordo, Harry Ivan, solo una cosa vi dico io. Scusami. Ho guardato molte partite della Roma. Cretino, adesso, cretino. A rispetto del fatto che la Roma sia settima o che la prossima settimana sia quarta, non voglio vedere questo. Io vedo una squadra che, se non passa la palla tra i piedi di Dybala, non ha modo di fare un'azione offensiva. Manfredi, l'ha detto Mourinho. Mourinho l'ha detto. Non sono in grado di fare un'azione. Mourinho, dopo nel post partita, lo dice. Dice chiaramente: vorrei che i miei giocatori non avessero paura di tenere il pallone tra i piedi. Chi li allena? Che c'entra? Chi li allena per questo? Oh, però che a me fermate un attimo, perché non puoi essere veramente non può essere. Però aspetta, fermate, non puoi essere un cioè non te la puoi prendere sempre con lo stesso. Ma tu non puoi cambiare in base ai risultati. No, ma io non cambio un cazzo, io guardo le partite a differenza tua. Io guardo le partite a differenza tua. Tu non le guardi. Tu le senti, le vedi, tutto, chat, tu metti grazie la televisione e tanto stai lì col pregiudizio. Le partite vanno guardate. Perché prima in chat ti ho scritto: guarda Harry, ti dico la verità, Canelli, tu ti hai andato uno psicologo, fratello. No, grazie degli audio intelligenti, fate gli audio intelligenti, no, che ti diamo tutti quanti. Ma quando te pare, perché no, ma su questo posso dire che entri e no, finisco Ivan. No, devo rispondere, Andrea. Quanto dura non sti alert del cazzo? Se capisce niente, non si capisce. Un po' lungo. Se capisce niente. No, finisco dicendo che stasera ovviamente la partita è un altro tipo di partita, perché la Fiorentina gioca in 10 dal 25esimo del primo tempo. Ho capito, che fa? Ma allora non parliamo di Roma Fiorentina, perché la Fiorentina ha giocato in 10. Ma si calmi, ma scusa, si calmi. Ma no, ma mi fa incazzare, ma perché questo è principio. Ma perché primo mi devi far parlare, secondo poi dici la tua. Hai risposto male ad Augusto, hai risposto male a Pancia, hai risposto male a Paffredi. Agame, ma che cazzo te credi adesso? €100 ce li siamo fatti. €100 ce li siamo fatti. Prego Camelio. Allora, io una volta, aspetta, Damiano, un attimo, una parentesi. No, aspetta, Harry. No, mi fai finire, se no mi perdo, te prego. Fallo finire. Ti prego, se no mi perdo, Harry, per favore, te lo chiedo. Lo chiedo per favore con educazione. Finisco. Dobbiamo dire per forza qualcosa. La Fiorentina gioca dal 25esimo in 10 e quindi cambia totalmente la partita. Al netto di questo, io ho visto, diciamo, la solita Roma. Devo dire che ho visto molto bene Ebram questa sera, tra le altre cose autore anche di due assist, ma l'ho visto proprio muoversi molto meglio in campo, lottare, tenere pallone, cercare di far salire la squadra.
Devo dire, mi ha sorpreso la prestazione di Kumbulla questa sera, perché sinceramente non me lo aspettavo. Prestazione solida. Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo. Non si sanno le condizioni di Ciro Immobile ancora, quindi è inutile che la gente scrive KO. No, è inutile che la gente scrive KO. E anche se fosse, godiamo di un infortunio. Ma che gol? Ma come ti permetti? Ma come ti per me? Chi è che sta godendo? Cioè, ma godere si sbaglia un gol. Ma no, assolutamente di un no. Ma non gode nessuno. Sono d'accordo con te. Però chiudiamo, Damiano, che devo fare entrare altre persone. Lei si prolunga sempre. Ma hai fatto sta 10 minuti in pre-live. Lei si prolunga sempre. Fatelo finire. E concludo dicendo che difensivamente la Roma mi è sembrata molto solida. La Fiorentina dal canto suo questa sera in 10 contro 11 comunque ci ha provato, non ha rinunciato a tentare, non ha rinunciato a tentare, non ha mai mollato. E poi è normale, la Roma, ragazzi, c'ha un giocatore come Paolo Dybala che è troppo più forte degli altri e risolve la partita. Tra le altre cose, Dybala è pure in un periodo di forma incredibile e la porta a casa. Tra le altre cose, il genio di Marotta preferito Lukaku, ma andiamo avanti. Ma diciamolo. Comunque la prossima settimana, visto che Camelio diceva la Roma è settima, adesso senza autogufarmela, cioè dillo. Spezia Roma da una parte e dall'altra ci sono Juventus, Atalanta e Lazio Milan, quindi vabbè, noi stiamo giudicando ad oggi, Ivan, se no facciamo questo settimo posto, dottor Camelio, insomma, potrebbe diventare qualcosa in più. No, ma caro dottor Greco, io mi ricordo che un mesetto fa eri molto critico, non so che mi faccia completare il parterre, per favore. Ragione, volevo dare ragione a quello che lo so che tu sei sportivo. Mourinho ha detto una cosa prima, è vero quello, vorrei che i miei giocatori per quello che è. Vorrei che i giocatori si prendessero il pallone. Prego Ivan, l'ho abbassato un attimo, prego, finisci pure. No, volevo dire, vorrei che i miei giocatori si venissero a prendere più il pallone, avessero meno paura. Questa cosa io l'ho notata soprattutto stasera con a un certo punto Cristante che lasciava avanzare più e più volte. Ho abbassato Smalling solo l'ultimo secondo, in ragazzi, fase di impostazione. Però Smalling non c'ha i piedi per impostare. E io continuo a ribadirlo, a me se non al mi posto dispiace, di Cristante ci fosse un giocatore serio, la Roma acquisterebbe molto in questo momento. Uno Cristante più è un giocatore di... che rallenta la squadra. Poi sul secondo gol della Roma stasera è stato bravissimo a lanciare a Abraham sulla destra. Vorresti quella un è l'unica cosa di positiva gioco. Di Cristante. Per il resto però, Cristante è un giocatore troppo lento che preferisce giocare in orizzontale o all'indietro e questo purtroppo... Scusami, un attimo Harry, fammi completare il parterre poi ti lascio finire. Lo so Harry. No, beh... Comunque vi segnalo... Vi segnalo che la Gazzetta stamattina ha riscoperto Zidane e Conte. Ieri Milinkovic, oggi Zidane. Ma il tema e non vada sempre contro ho il ho sentito citare le parole di Mourinho. Non è la connessione, perché tutto il resto funziona, maledetti! Chiedo i danni, domani chiamo l'avvocato. Ma che sei, vi spacco il culo. Credo ce l'abbiano con la Pedrelli, non lo so perché mi sa che era entrata no, un attimino. Ma vergogna di imbecille. No, perché era entrata male, idiota, perché non si sentiva. Ma posso dare un consiglio alla chat? Ragazzi, gli audio sono carini. Una volta ogni tanto così non so belli Damiano, so belli per Manfredi che c'è ma so 5 euro ad Allert Damiano, capito, ma stai scherzando Damiano, giustamente la chat ne ha bravo provita. Ivan, bravo Ivan, giusto così. Chat, non mettete togli, questi Allert mi fanno schifo, prego. Allora Ivan e Camelio stavo rispondendo a Ivan, abbiamo le parole di Mourinho anche dopo Manfred, vai fai parlare Camelio e vediamo le parole di Mourinho. Sei mutato Harry, ma come? Vabbè. Questa parte che dicevi tu, no? Almeno un paio di mesi fa che eri critico, cioè, penso che con l'allenamento non è che Lecce gioca a calcio è più forte della Roma, quindi sei d'accordo? Oppure Lecce è più forte della Roma, quindi ti sto dicendo che con quei giocatori che c'è la Roma può giocare a calcio, ok? Tanto è vero che oggi per la prima volta sono arrivati sull'1-0 due volte dei fischi, no? L'abbiamo sentiti, quindi vuol dire che la gente vuole un po' di più da Roma. Oggi vince veramente. Però ho visto qualche passo in più, Camelio. Erano in 10 oggi, dai, ma però i due gol della Roma. Ma ti hanno mai risposto? Sei d'accordo che lui deve dare un po' di più o no? No, volevo solo dire che i due gol della Roma di stasera, comunque sia, sono due, soprattutto il secondo.
due bei gol, voglio dire, una bella azione. Il primo gol è un bello stop, un bel passaggio di Abraham con un bel tiro di Dybala. Quindi, non mai risposto, però va bene, dai. Soprattutto, ripeto, sul secondo gol, però è difficile valutare, capisco, perché la Fiorentina era in 10, ok? Oggi era in 10, ma vediamo la prossima asso. Se vengono confermati questi passi in avanti che mi è sembrato di vedere, un minimo. Ivan, fin quando non dici Peccamelio che a Roma fa schifo, ti darà sempre torto, non capito? Devi dire che a Roma fa schifo. Forse non hai capito come funziona il discorso. A Roma può vincere pure 4-0. Più io. A Roma può vincere pure 4-0. Tanto dice sempre le stesse cazzate. È un disco rotto. Vabbè, Stefano, in base a come va il risultato, poi cambia. Non guarda in base al risultato. Dice, io critico, ma scherzo, ferma la partita. Poi devi guardare avanti. Tu sei tarato. So due anni che caghi il cazzo. Vabbè, ragazzi, buona serata. Dai, ci sentiamo domani. Dai, che sia una lagna esterica. Sei su. No, è una lagna è una lagna esterica, si offende per tutto, dice e stesse cazzate da 4 anni. No, abbandonato! Ragazzi, è il primo abbandono del 2023. Io mi sa di sì, Robby. Mi sa l'ultima volta l'hai fatto incazzare tu. E non c'ha senso, manco l'abbandono, perché non anche l'ho insultato, ho detto solo che so 2 anni che caga il cazzo. Sei andato sul personale, sei andato sul personale. certe parole non vanno bene. Sì. Scappone, roba mia, metti qua. Metti. Vabbè, come posso fare una trasmissione con un bimbo minchia che non conosce la sigla del gladiatore? No, non hai capito, idiota, la conosco la sigla del gladiatore, non capivo cosa c'entrassi in quel momento. Voi siete una generazione di falliti. Ma l'ho visto 20 volte il gladiatore, l'ho visto 20 volte il gladiatore. Il trend di TikTok conosci, queste conosci. Sì, andiamo avanti. Prego Damiano, No, comunque c'è da dire una cosa, cioè Henry, vabbè, ma ragazzi, ma Enrico non riesce a esultare. Cioè, nel senso, non so perché, cioè, ripeto, io stasera, al netto che ripeto quello che ho detto, a me è sembrata un po' sempre la solita Roma, leggermente migliorata nella prestazione di Abraham, e ho visto anche... Damiano, così non sei corretto, e te stai a mettere al pari di Camelio, perché pure te allora me lasci pensare che la partita la sei vista col televisore al contrario. No, però fammi finire di parlare, aspetta un attimo, fermo. Se ci vedi prima che sono un quarto d'ora che sono prelati. Allora se mai sentito prima, perdonami, non hai capito quello che voglio dire. Io ti sto dicendo semplicemente che ho visto un miglioramento, ho visto però un po' le solite cose della Roma, quelle che poi ha detto Mourinho, Stefano, quelle che diciamo qua Mourinho da tempo, che dovrebbe avere un po' più di personalità e nel gestire il pallone, che non cazzo, Cristante ha dato 70 volte la palla indietro, Pellegrini ha fatto lo stesso, io quello sto dicendo, più personalità, e questo sto dicendo io, grande Delli, questo sto dicendo io, ti sto dicendo, ho visto la solita Roma in queste fasi, perché la Roma lo fa sempre, sti tocchi all'indietro, sta mancanza di personalità, però ho visto un miglioramento difensivo, ho visto un miglioramento difensivo, mi è sembrata molto più solida le altre volte la Roma, ho visto un miglioramento di Abraham, e ho visto, vabbè, Dybala, manco sto qui a dirlo, perché Dybala è il giocatore ragazzi, che è più forte. Ragazzi, scusate un attimo, ho uno scoop, ho capito qual è stata la parola che ha fatto saltare a Camelio i nervi, ed è stata la parola tarato. Asso lì mi ha scritto che non ci ha visto più e è stato costretto ad uscire. Ah, tarato è un'offesa, ma adesso è personale. Io te lo riferisco, talmente personale che pur te fa parlare di lui si inventa ste cazzate. Aia, Camelio, mi sembra scorretto che lei non sia qui per rispondere, quindi se vuole venire a dare il contraddittorio può entrare. Io non ho offeso, non devo chiedere scusa a nessuno perché non ho offeso. Lei può dire quello che vuole. È un dibattito calcistico, se lui non regge la mia pressione come già alcuni giocatori non reggono Mourinho, non è un problema mio. Ivan, volevo solo dire, agganciandomi a quello che diceva Damiano, che io continuo a portare avanti la mia tesi e sono sempre più convinto di questo, ovvero che la Roma fatica soprattutto a centrocampo, perché la difesa mi sembra più solida. L'attacco, sì, chiaro, però l'attacco, Ivan, tu sostieni che i centrocampisti Abraham siano si scarsi. È ripreso oggi, se continua così, Dybala e Abraham sono una bella coppia d'attacco, continuiamo a faticare a centrocampo con un Pellegrini a mezzo servizio, Zaniolo che purtroppo non è più quello di sempre, Cristante io continuo a ribadire che insomma dovrebbe giocare in altri ambienti, perché veramente l'Erico che si offende per niente, quest'altro non so se andava preso, chiedo scusa, andiamo avanti perché... è l'ombrico, è un personaggio strano, Prego, Edo, prego. Ah, vabbè, Robby, vai. Sì, c'era Robby prima, vai.
No, ragazzi, io l'ho detto, cioè alla fine questa Roma non ha una super rosa, l'abbiamo detto e ridetto, però mi guardo la classifica, siamo lì. Tre punti, mi prendo il posizionamento, è vero che tutto siamo tutti molto attaccati, oggettivamente non nulla, basta un nulla per scendere di tanto, io per adesso sorrido, stasera sorrido, mi auguro che di riuscire a acquisire un pochino di gioco, perché è vero che la Roma ancora ha delle difficoltà oggettive, non mi nascondo dietro un dito, non c'è niente di male a dirlo, però fin quando nel corso di questi match, l'unica volta in cui la Roma ha fatto 21 tiri in porta era contro l'Atalanta, abbiamo portato a casa 0 punti e se senza giocare continua a vincere, intanto danno quelle parole, ciao, scusa Roby, scusami Roby, non so se Enric, sì vai. Dimmi, no, se c'è le parole di Mourinho, così sì, ce le guardiamo. Ho le parole di Mourinho. Sono molto brevi, non so se siano state effettivamente solo queste, però dice, credo che il tema centrale sia quello che ha detto su Pinto. Non vorrei parlare troppo di questo, ma dire semplicemente che i problemi personali con Pinto sono bugie totali. Il tema centrale calcistico, no scusa Henry, il tema centrale calcistico è la cosa che lui dice, sia dei giovani che della personalità di alcuni dei suoi, quello è il tema calcistico. Sì, però ho visto che Pinto ha anche risposto dopo, quindi dopo prenderemo anche la risposta di Pinto. No, Pinto ha risposto alle dichiarazioni di prima, non queste. Queste mi piacerebbe queste? Avere più questa qua. E cosa ha risposto Pinto, Dami? No, Pinto fa l'intervista prepartita. Okay. Dove dice Stefano aiutami Ivan, che lui praticamente non parla con, non lo so, non risponde a Mourinho, adesso non mi ricordo. Detto praticamente che non vuole, che non commenta quello che dice Mourinho e viceversa. Non si commentano quando hanno da dire qualcosa, si guardano face e insomma risolvono se c'è qualche problema. Quello era un brava, come si chiama sta ragazza? Katia. Brava Katia, perché ha detto quello che hai detto tu, aggiungendo li risolviamo incontrandoci a Trigoria, quindi si lavano i panni sporchi eventualmente in casa. Però che faceva di riferimento forse è che non è stata, io l'ho vista prima. Vabbè, una mezza frecciata sì, una mezza frecciata. Io gliela so. Sì, però comunque dei giornalisti che gli hanno chiesto un po' se aveva visto l'intervista a Pinto, lui ha detto sì, naturalmente ci sono cose che non mi sono piaciute, okay, ma come non piacciono a tutti gli allenatori quando si parla, insomma, di budget limitati e di risorse. Sì, chiaro, cazzate, chiaro. Però insomma. Queste cose qui vanno un po' anche alla stampa, ragazzi, niente di che. Poi è stata comunque un'intervista molto lunga dove ha parlato di tante cose. È stato comunque molto, insomma, moderato, ecco, sì, quasi democristiano oggi, Giuseppe. Sono curioso di sentire Edo anche, perché non l'abbiamo sentito. La parte, però mi è piaciuta la parte dove lui dice quello che un po' diciamo anche qui, cioè dei passaggi all'indietro, quella che dicevo prima a Stefano, del fatto di mancanza di personalità di qualcuno, non dice chi, però insomma lo sappiamo. Ed è quello che dice Ivan sostanzialmente, che la Roma difensivamente si comporta bene, perché è molto solida, difficilmente viene trafitta, passatemi il termine, anche vediamo stasera quanti gol ha preso, scusa, nell'occasione più grande della Fiorentina, che penso sono i gol presi 16, meglio della Roma c'è solo per adesso la Juve e la Lazio, se non erro, e il Napoli ovviamente, piuttosto di, quindi sì, quarta, siamo miglior tutti là difesa. Comunque un paio sì, di stanno di lì, quindi è solida la difesa della Roma, poi soprattutto stasera mi è sembrata, cioè la Roma non viene trafitta facilmente, te devi inventare qualcosa. Dice, non sì, oggi la Fiorentina ha poche occasioni. Edo stavate pure in 10. Andiamo a vedere un po' i dati della Roma, no? E andiamo a vedere i gol, che in genere non segna tantissimo, perché con quelli di questa sera sono 23 gol. Perlomeno questa sera ha segnato su azione, perché in genere se si va a vedere 10 li ha fatti su punizione, 3 sono i rigori e 10 con i due di questa sera sono su azione. Quindi questo potrebbe anche sottolineare una crescita della squadra. Anche rispetto alla partita col Milan, che è vero che ha recuperato e rimonta, però non aveva fatto davvero niente. Però oggi purtroppo vale meno questa cosa, perché giustamente sì, qualcuno perché dirà sono a proposito comunque è anche vero che quindi dobbiamo aspettare la prossima partita con Vincenzo. Sarei curioso di sentire Edo sui due casi arbitrali, perché prima abbiamo sentito un Savelli incazzatissimo. Quando cazzo mi senti? Arrivo proprio al volo, perché sì, sui due sul rosso proprio al volo, sui due gialli, perché Savelli era incazzatissimo. Usava veramente tanto i cartellini. Il secondo giallo per me è abbastanza netto, forse il primo avrei un po' di dubbi, perché arriva dopo tre minuti per una trattenuta così,
non lo so, non mi ha convinto tanto, però per me le ho state veramente troppo, anche un attimo Gonzalez e Kumbulla si sono un attimo scontrati a parole, è andato lì, le ha richiamate giallo subito. Non lo so, non è stato perfetto. Vabbè, è stato il metro che ha usato. Sì, sì, no, è stato un metro di giudizio che ha tenuto per tutta la partita, ma ad esempio fare il confronto, se facciamo il confronto con Napoli-Juve, che è stata arbitrata all'inglese, questa... Cioè sono proprio due arbitraggi completamente differenti. Ma certo punto, Dodò doveva essere espulso con la seconda espulsione. A un certo punto, alla doppia ammonizione con Bulla e Lucio Gonzalez, sì, si è sentito proprio l'audio dell'arbitro che era incazzato nero. Cioè, è stato molto severo durante tutta la serata. Sembrava quasi averla presa sul personale. Quando ha dato due ammonizioni, giusto? Una sì, una esatto. Non mi è piaciuto molto. Di sicuro non ha tenuto l'arbitraggio all'inglese che dicevano che. Sì, però. Però se l'ha fatto uguale da un lato e dall'altro puoi lamentare. No, lo so, era un'analisi proprio sull'arbitro. Niente, sulla Viola che mi dici sull'atteggiamento, rovinato tutto dal rosso. Tu giustamente giochi in 10 contro la Roma in trasferta, è già difficile giocare contro la Roma in trasferta, poi in 10 dopo 20 minuti diventa un'impresa, anzi mi sembra che abbiamo tenuto botta pure abbastanza bene nel secondo tempo. Però a un certo punto in 10 le energie se ne vanno. Mi è piaciuto Italiano che comunque ha provato a rimanere in tre lì. Posso davanti farlo benissimo. Ha messo Nico Gonzalez, però appunto come ho detto in 10 puoi fare pochi discorsi, potevi solo fare un'impresa. Lupo Lucio. Che successo? Ho sbagliato il nome, perdono. Andiamo da Asso. Prego Asso. Ma faccio un'analisi breve perché poi lascio spazio a tutti. Diciamo che i primi 25 in 11 contro 11, ripeto, anche lì onestamente parlando non ha fatto un cazzo la Fiorentina, non si è mai affacciata in area dei rigori perché abbiamo sempre tenuto il possesso e soprattutto un bel pressing alto su tutti i portatori del pallone della Fiorentina. Quindi parliamo, non è che stava a giocare male e poi è svoltata la partita. La Roma già stava, comunque sia, ha iniziato bene, ha approcciato bene dal primo minuto. Che poi è arrivato sui primi minuti sono d'accordo, vai Asso. Ha giocato così. Posso dire solamente arrivo subito. Perché se vai a vedere possesso... c'era un possesso 60-40, 60 della Fiorentina e 40 della Roma, che ha approcciato possesso, bene come mi sono sbagliato, intendevo pressing Katia, pressing sicuramente quello sul portatore, loro tenevano il pallone ma sempre nella loro metà campo, non è che facevano niente di eccezionale, passaggio a Biraghi, passaggio indietro, passaggio a Mrabat e passaggio indietro, questo ha fatto la Fiorentina nei primi 25 in 11 contro 11. La Roma ha tenuto bene il campo, mi è piaciuta, ha corso, è stato ordinato. Aia, ecco perché era incazzato l'arbitro. Viene squalificato pure con Bulla, viene squalificato. Vai, finisci. Quindi dicevo, ordinata, abnegazione, ha fatto un gran bel primo tempo, poi ovviamente non è che è colpa da Roma se Dodò Pia, no, Sbrocca certo. Va così sui piedi del giocatore da Roma, rimane in 10, la Roma è stato ingenuo, Dodò, è stato ingenuo. Sì, molto ingenuo. Ma io, proprio perché mi trovo abbastanza d'accordo con Asso, cioè vi dico che anche in 11 contro 11 sicuramente non avremmo visto 90 minuti come i primi 25, però comunque in 11 contro 11 non è che avevamo trovato tutti questi spazi. A me è una Fiorentina che veramente non riconosco, ma anche rispetto all'ultima Fiorentina che avevamo lasciato a novembre, che mi sembrava una Fiorentina che si stava riprendendo, questa mi sembra la stessa Fiorentina di inizio campionato, quasi demotivata, come se ognuno giocasse per se stesso, non c'è il concetto di squadra, le vedo, non lo so, sono molto... Io aggiungo e concludo che, ripeto, a me sta Roma oggi ha vinto e convinto, mi è piaciuto, ripeto, la prima mezz'ora del secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, non abbiamo fatto girare il pallone con qualità, non abbiamo fraseggiato con qualità, ma anche non è solo per demerito della Roma, ma anche per merito di Italiano, che comunque sia con i cambi di Barak e Nico Gonzalez li ha azzeccati, ha sistemato la Fiorentina che comunque sia faceva sempre girare il pallone e ti dava poco margine perché occupavano tutti la tua metà campo. Quindi demerito della Roma nel fraseggiare male i primi 30 del secondo tempo, ma meriti anche alla Fiorentina che comunque sia stata ben disposta da Italiano. Però il discorso qual è? Di Bala dipendente oggi arrivano, come ha detto bene Katia, due gol, sì, come quello contro il Genova in Coppa Italia, arrivano due gol, situazione. Partita dominata, decisione affrettata, vabbè, questo è il solito pianto. No, per favore, non andiamo sul personale, no, che poi ci denuncia pure lui.
Quindi, ripeto, Dybala e Vendetti oggi nascono su due azioni che non partono dai piedi di Dybala, ma Dybala fa solo il finalizzatore. Solo il finalizzatore. Verissimo. La seconda azione, per dire, come ha detto bene Ivan, la lancia Cristante, Ebram fa una gran cosa, mette una gran palla e Dybala rifinisce. Ma su azioni che non partono da Dybala, ma sono due azioni di calcio. Quindi stare a recriminare situazioni o cose, rimbrottamenti, come fa sempre Rico, purtroppo, che è una sua indole, tarato no, perché fermi tutti, sennò qui arriva pure l'FBI, la polizia e l'e-commerce, arrivano tutti qua di sotto. Quindi sempre il solito disco, non serve. Oggi la Roma ha giocato bene, ha fatto la sua partita, ha avuto qualche tentennamento al secondo tempo, ripeto, ma c'è sta anche merito della Fiorentina, perché pure se giocano in 10 c'è sempre pure un avversario dall'altra parte e gli vanno resi meriti. A me la Fiorentina al secondo tempo non è giusto. Scusa, allora, Barcellona è Inter sono vicini a uno scambio tra Joaquin Correa e Memphis Depay. Beh, lo legge in manca chat, solo ovviamente l'accordo con Memphis Gerard Romero. Vabbè, ma lei non può. Lei legge in chat. Questo è il vostro insider di mercato, ragazzi. Che insider? Questo ragazzi, è il vostro insider di mercato. Sta su Twitter. È su Twitter. Gerard Romero. Poi domani, qualora si dovesse fare, scriverà: ve l'avevo detto. No, io. Guarda, io cito le fonti, non so come qualcun altro. Faina, posso fare una domanda? Le fonti. Posso fare una domanda? Innanzitutto porti rispetto a Schira. Ma perché deve fare nomi? Perché deve fare nomi? Perché deve fare nomi? Porto rispetto a Schira. Lei cosa ne pensa in generale del modo in cui Enerix vede il calcio? No, ma Enerix non capisce un cazzo. Cioè, a me dispiace, perché alla fine è un bravo ragazzetto, se applica, se vede che si applica. Poverino, gli manca tanto, deve studiare. Voglio è un camelio, è un camelio alle prime armi. Cioè, un primo camelio, è un camelio prime. Okay, non so come dirvelo. No, prime è il massimo, in realtà. Studi l'inglese. Chiedo scusa. Baby. Allora, voglio provare a smentire queste cose che dici e a dare una possibilità a Enerix. Ti faccio vedere i pronostici di tutte le partite di Serie A. Occhio, perché non è facile sbagliarne così tanti su 10. Allora, aspetta. Cremonese Monza X2 più multigol 2-4. Via, al cinema. Vabbè, finita a 5 gol, è sfiga questa, al possiamo cinema, dirlo? Al cinemino, possiamo vai. Dirlo che sia Lecce sfiga. Lecce Milan 2. Chi si aspettava che il Milan cinema. Pareggiasse, dai. Vai al cinemino, vai. Aspetta. Inter Verona 1 più over 1.5. Se fanno solo gol e non gli danno rigore, io che devo fare? Ma scusa. Non giustificazione, ma non gli danno rigore, cosa? Ma non gli danno rigore. Sassuolo Lazio gol. Al cinema. Aspetta che forse ne abbiamo una presa. Ah, questa l'ha presa, dai. Poteva fare l'unplane. Torino Spezia under 2.5, un applauso. Presa, bravo, un fenomeno, chiedete scusa. Udinese Bologna under 2.5. Al cinema. Atalanta Salernitana. Vabbè, questa manco a parlarne. Vabbè, questa 4. Che cazzo ne sapevo, io ne facciamo 10, dai. Roma Fiorentina over 2.5. Al cinema, via. Ok, poi ci abbiamo, occhio, non vorrei che anche quella di domani. Empoli Samp, sappiamo su chi scommettere. Ecco qua. Giocatevi l'X2, ragazzi, mi raccomando. 100 euro sulla Samp. Che hai messo Empoli Samp? 1. Bene. X2 tutta la vita. 8 su 9 sbagliate. Stavi per fare la vittoria, se le sbagli. Ma non è tutte, facile, secondo me ti danno comunque una. Non cosa è facile. Secondo me sbagliarle tutte non è facile. Quindi, prego, vedo una brutta persona in pre-live. Sì, vedo una persona molto brutta in pre-live. Non capisco perché bisogna farla entrare. Io ragazzi vi saluto. Buonanotte ciao, Ivan, grazie mille. Buonanotte Ivan. Seguite tutti Ivan Greco, so già che lo fate. Il miglior canale politico d'Italia. Diciamolo. Aprimo io un canale suo. Così. No, non so scherzare. C'è Radio. Aprimo io un canale suo, così parla quanto gli pare, dove gli pare, non viene interrotto. Però oggi dovete ammettere che la giornata della sua sconfitta, vince la Roma, vince la Lazio, quindi oggi veramente è il giorno della camelio. Scusa una cosa, però fino a che scherziamo, Agu, perché mo lui l'altra volta si è messo a criticare la Lazio, eccetera, eccetera. Mo io Stefano parlerà a Roma, io parlo a Lazio, e non è carino, perché devi stare qua pure quando perdi. Giusto, se non si può fa. Beh, però se dite tarato sono d'accordo. Quello è Stefano che purtroppo si allarga sempre. Che di fa?
Aia. Vabbè, ma tarato, non si va di tarato, dai. Sì. Ma comunque ho letto uno che ha scritto: ho fatto il dissing da ieri. Ma che cazzo, ma cosa è servito, fratello? No, vabbè, dai, lo sai che qualcuno della chat asse un po' così. Allora, torniamo. Scusami, torniamo a noi. Classifica la mano. Non citiamo Camelio, però adesso la Roma è settima, pari punti con quinta, sesta e a meno tre da terza e quarta. Cioè, cosa deve succedere a fine anno? Lo chiedo ovviamente ai romanisti per dire. Abbiamo fatto una grande annata. Che cosa del quarto posto? Manfred, allora. Grande annata. Dio, grande annata è un parolone, però. Cioè, per dire senso, oh. Il quarto posto sicuramente, magari riuscire in Coppa Italia potrebbe andare bene. A me piacerebbe. Cioè, quarto posto e vitoria della Coppa Italia vorresti. Bella merda. Cioè, quello che ho sempre detto poi oggettivamente, Manfred, cioè mi ripeto sempre, ti dico la verità, mi piace anche i punti che abbiamo magari tolto alle squadre del nord, perché comunque all'inizio di questo campionato... Che attacco è? Ma che attacco è? No, Inter Milan e Juve comunque... erano favorite, no? Su carta per andarsi a prendere lo scudetto quest'anno. Io l'avevo detto proprio qui che mi speravo che la Roma potesse dargli fastidio. Alla fine comunque con la Juve è rimontato, col Milan è rimontato, con l'Inter è vinto, nessuno se l'aspettava secondo me. Allora la Roma è prima in questo momento, è prima nella classifica, togli i punti alle squadre del nord. Sì. Questa sera nuovo trofeo, penso di sì, penso di sì, non è un trofeo, però oggettivamente non era una cosa che ci si aspettava, guardando su carta comunque i giocatori a disposizione, ecco perché poi si esulta. Ma mettiamo il bonsai con la targhetta? No, scusa Roby, tu esultare fai sempre cosa, bene. Scusami, no, detto... è lo spirito solo in chat, chi è? No, solo io ho detto, mettiamo il bonsai con la targhetta? Il bonsai te lo porto a casa domani. No. Sicuro ha avuto offerte peggiori nella sua vita. Comunque, scusa, ma io solo io. Non ho mai detto che la Roma avrebbe vinto lo scudetto quest'anno. Mi sembra una cosa. Top e flop. Parto da Edo, Fiorentina. Prendimi le formazioni. Fiorentina, top Amrabat e flop Dodò, che dopo 20 minuti si fa buttare fuori. Amrabat regge un po' il centrocampo, non so, Italiano come l'hai visto? Ha fatto il massimo? Perché no, sì, per me ha fatto il massimo, cioè ha cercato di recuperare una situazione quasi recuperabile e comunque ha tenuto l'attacco, ha dato più responsabilità ad Amrabat che doveva gestire di più il centrocampo e ci è riuscito per gran parte della partita. Ha comunque azzardato, perché tanto stavi comunque perdendo 1-0, quindi era inutile chiudersi, e quindi per me, cioè, Italiano è riuscito anche in un certo senso a sopperire all'espulsione di Dodò, però poi alla fine ne usciamo con 0 punti e 2 gol subiti. Sì, vero. E direi anche, aggiungerei che oggi era veramente l'ultima opportunità per sognare un minimo l'Europa. A livello di qualificarsi come settima mi sembra quanto impossibile, cioè più probabile veramente vincere la Coppa Italia o altro. Hanno donato una sub a Tarato, grandissimo, Robby, top e flop. Adesso spero che si scuserà di questa, prego Roberto. Scusa, arrivo Robby, ma tu mi frega proprio che quando c'è stata regia non vengo più qui con il tu sei designato questo. Perché... ma hai fatto un disastro, hai fatto molto. Per favore, lei è un professionista, è un avvocato. Ma però, ma hai mai tolto Camelio? Ma io ho tolto, sei autotorto da solo, io che gli faccio? Sì, hai levato Camelio, vergognati. E conta che in una serata... Vergognati. Si è tolto dal gruppo WhatsApp, ma hai tolto pure dalla live. Ma come si è tolto dal gruppo WhatsApp? No, per colpa tua, Ciccio. Sei in testa di cazzo, pure te. Basta, risolvetevi da soli. Due stronzi, asso e ciccione. Prego. Pedrelli, c'era Robby, Roberta Robby, che Robby diceva il top e il flop. Prego, Roby. Scusami, no, io mi stavo leggendo un dato su Dybala. Ma i top e flop della Roma e della Fiorentina o della mia squadra? Solo Roma. Solo Roma, vabbè...
Stasera metto la coppia Ibram, praticamente, se posso metterli insieme, perché l'uno comunque ha aiutato l'altro. Il flop, ti posso dire che mi hanno preoccupato un po' di interventi di Rui Patrício, oggettivamente, lo vedo sempre molto, viva i fricking, lo vedo sempre molto indeciso, sempre molto scomposto, non... secondo me è uno di quei reparti, quello del portiere su cui bisogna lavorare, a proposito di calcio peccato. Speriamo okay, insomma, mercato, sì, che messaggio per Pinto, vai Asso, top e flop. Mi toccate Pinto. Allora, flop, ti dico la verità, Manfredi, parto da alla rovescio, ti dico la verità, un po' difficile perché oggi non riesco a rimproverare onestamente qualcuno. Per me hanno fatto tutti un buon match, una buona gara. Pure pure Patrício fa unica parata sul finale, un intervento buono, però secondo me è molto buono, sarà un'impressione mia. Io parlo di oggi e ti dico che oggi non riesco a bocciare nessuno. Se devo prendere un migliore, invece ti dico che, perché sta tornando, voglio premiare Ebram, che fa veramente due assist eccezionali oggi. Molto bene, sì, molto molto bene, due assist di Ebram e ci abbiamo tutto. Mi leggevo, Manfred, leggi, un dato di Dybala, no? Che praticamente solo Messi ha realizzato più gol di dalla distanza top 5 campionati europei a partire da febbraio 2015. Cioè, non la sapevo questa cosa. Tutto chiarissimo. Messi ne... ce la rilegga. Dalla distanza lui ha 28. No, perché Ebram dice migliorerà ancora, mi deve due gol, quindi speriamo. Ma... poi una bene, cosa. Bene. Prego, poi prego. Non so se me la puoi far verificare, Enerix, se la può cercare. Yeah. Nell'eventualità, non si sa ancora, ma se la Roma se sbaglia e vince pure alla Spezia... aspetta, andiamo a fare la tabellina di Asso. Allora. Se la Roma se sbaglia e vince pure alla Spezia, sì. Se mi controlli, dovrebbe avere 6 punti in più rispetto alla scorsa stagione, alla fine del girone di andata, perché domenica prossima è l'ultima di andata, ragazzi. Controlliamo quindi, subito. Quindi un netto miglioramento. Il girone d'andata, allora Manfred, un netto miglioramento per quello che si è visto col Genoa, ed oggi ci sono delle migliorie rispetto a quello che è stato col Milan e col Bologna all'inizio 2023. Questo è innegabile. Sotto quanti punti hai detto, Asso? 6. Se vince con la Spezia domenica prossima, se vince. Uh-huh. Dovrebbe avere 6 punti in più rispetto al girone d'andata rispetto allo scorso. In realtà sono 5, perché la Roma l'anno scorso aveva 32 punti alla fine del girone d'andata. 5 punti. Se si sbaglia e vince alla Spezia. Sciscione, lei che ne pensa di questo miglioramento? Io questo miglioramento dal livello di punteggio ci sta, di gioco mi sembra cambiato veramente poco, la Roma si basa sui singoli e oggi ha vinto una gara che, sfruttando anche l'ingenuità colossale del giocatore avversario che si fa cacciare dopo 20 minuti, però fa il suo in questo momento, ecco. Mi piace questa cosa, Manfred, perché da tarato a gasato è un attimo, perché questo dice un altro mucchio di cazzare. Se state a Roma, ha speso 7 milioni di euro per... Boh, fammi sì pure questo, fammi sì pure Sciscione stasera, eh. Io ci credo. No, che gusto, io ci avevo uno chat che da tarato a gasato è un attimo. Ari, ecco. Perché ti mettete contro? No, allora, come stai? Chiedi scusa almeno a me. No, se ci metti pure te, veramente mi cascano i coglioni per terra. Però Vabbè, ma buttate. Ci metti pure il presidente. Ma Sciscione è imbarazzante. Ragazzi, blocchiamo tutto. Fermi. C'è una dritta per tutti i ragazzi che sono qui connessi. Sta giocando il Colo Colo Supercoppa cilena, non scherzo, quota 2, prendete i risparmi, andate a metterli sul... Come risparmi? No, i risparmi. Non metteteci i risparmi, no. Per cortesia. Andate, veloce. No, ci dissociamo. Falco, che ne pensa di questa schedina, Falco? Che cazzo ride, Falco?
Indovini chi l'ha bendato fatto? L'ha fatto. Chi l'ha fatto la mascherina? Chi l'ha fatto? Chi è Faina? Ma vaffanculo, ma che davvero. Oh, la classica frase. Qua asso, non c'è sta manco una tripla, ti pare che fa Faina. La classica frase. Dammi sei numeri che mi gioco gli altri 84, dai. No, no, questa è la classica frase che è meglio lui, l'unica volta che vince è quando non gioca, perché ma chi risparmi è? Chi è soldi. Che l'ha sono io, presidente. Ma comunque posso dire una cosa, quando io faccio le donazioni vedo tanti hater Enrix nelle chat. Cioè, lui è contento di questo. Oggi ha iniziato purtroppo anche sì. Ad andare è molto sì. Sono molto odiato sui romanisti Falco. Perché se li vuole cosa mi piace.